Buonasera a tutti, spero che abbiate passato un buon Natale. Io, nonostante la lontananza dalla mia fantastica famiglia, l'ho passato comunque felicemente in compagnia dei miei titolari. Lei è Alessandra. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare di cuore lo chef Davide per aver deciso di far parte di questa famiglia, di questa squadra. E adesso lascio la parola a lui e sono onorata che ci presenterà oggi una ricetta siciliana. Ovvero gli spaghetti con alici e mollica atturrata, che appunto in siciliano si chiama mollica atturrata. Ok, grazie Ale, adesso comincerò a spiegarti la ricetta. In questa padella precedentemente ho messo un po' d'olio, un pochettino di aglio, e appena l'olio era ben caldo ho messo appunto la mollica e l'ho fatta tostare con un po' di prezzemolo. In questa padella sto usando un po' di olio extravergine d'oliva, appunto direttamente dalla Sicilia. Userò lo spicchio d'aglio che intanto si imbiondirà, e adesso la sorpresa è questa. Direttamente da Roma, Marco. E benvenuto Marco. Grazie Ale, ho voluto fortemente Marco con me, voglio raccontarvi un po' come sono andate le cose. Quando Alessandra mi ha fatto la proposta, io gli ho detto: se non prendete anche Marco non credo di venire, ma non per una questione di compagnia, ma soprattutto perché Marco è un ragazzo molto rispettoso che ancora ad oggi non mi ha mai chiamato per nome. Io ho sempre voluto uno chef che mi portasse un po' sotto la sua ala, ma non sono stato mai così fortunato. Quindi la mia filosofia di cucina e la mia cucina è una cucina con amore, e quindi Marco l'ho portato con me perché è un ragazzo rispettoso e che merita opportunità. Prego Marcolino. Quindi l'aglio adesso è quasi imbiondito, adesso noi andremo a mettere un pochettino di mollica che ci aiuterà a tirare poi la salsa della pasta. A questo punto calerò appunto gli spaghetti freschi senza uovo, gli altri ingredienti sono appunto gli alici che metteremo appunto a pezzetti, Marco le farà sciogliere. Un po' di peperoncino e adesso andremo a sfumare con dell'acqua. Ok, questa pasta non ha bisogno di molta cottura. Per chiudere il piatto abbiamo fatto anche un po' di oliva disidratata, che potete farla semplicemente mettendola al microonde a forza media per circa 3 minuti. Quando sentite che l'oliva è secca, la tagliate al coltello. Ok, la pasta sarà quasi pronta. Grazie Marco. Adesso procederemo a mantecarla. Questo è il momento più importante, ovvero il momento della manteca. Colgo l'occasione per dirvi che mi siete mancati tanto e che se non siamo con la stessa frequenza sui video è semplicemente perché stiamo avendo molti progetti, e dopo la sorpresa di Marco ci sarà ancora un'altra sorpresa. Le sorprese non finiscono, quindi continuate a seguirci. Pasta adesso è quasi, è quasi giunta al punto. Fai Marco un po' di prezzemolo. Andremo ad aggiungere un po' di prezzemolo, un pochettino. Grazie Marco. Bravo. E adesso procederemo con l'impiattamento. Tieni Marco, andremo a mettere
lacrimina. E infine andremo a chiudere il piatto con un po' di oliva disidratata. E appunto la mollica di pane atturrata. Il piatto è pronto, lo chef Davide ti saluta. Marco, ciao a tutti. Grazie ragazzi, Alessandra, grazie Davide, chef. Grazie a voi, vi voglio bene e ci vediamo alla prossima video ricetta.